Tre Tesse, dove regna il degrado. E fallimentare è stato anche un recente intervento di piantumazione. Rossella Santini. Quasi 13 ettari di verde per un quartiere, l'Alessandrino, che conta 12.000 abitanti. Un parco, questo, che ha conosciuto tempi migliori. Fino a una decina d'anni fa era tenuto in condizioni abbastanza decenti. Era vivibile questo parco? Sì, assolutamente fruibile dalle famiglie, bambini e cose varie. Cioè, oggi è proprio desolato, eppure... È desolato perché chiaramente la gente ci si è disaffezionata. Ma lei cosa vorrebbe in questo parco? Tornasse un po' di decoro, ecco, che un po' manca un po' dappertutto qua. E lo chiedono a gran voce i residenti, decoro della zona e del parco. Abbiamo denunciato più volte all'amministrazione, specialmente qui al municipio, oltre ad essere terra di nessuno, è una grande preoccupazione, non solo per i frontisti, ma per il degrado che c'è in questo parco. Qualche tentativo per recuperare questo fazzoletto di verde, in verità, c'è stato in primavera. Queste sono alcune delle 300 piante che sono state piantumate a marzo. Sì. Lei era testimone. Ero presente, ho dato anche una mano con la zappa a piantarne qualcuna. Ho fatto presente alcune perplessità. Innanzitutto la mancanza di tutori, la mancanza di un sistema di annaffiamento e poi la vicinanza tra una pianta e l'altra, che è decisamente troppo poco per poi poter passare la trincia per tagliare l'erba. Ed ecco alcuni esemplari degli alberi piantati a febbraio dall'amministrazione comunale, sono lecci, olmi, ma purtroppo la mancanza di irrigazione e l'erbaccia che continua a crescere tutto intorno non ci darà possibilità di vederli forti e robusti crescere a breve. Come lo trova questo parco? Vedete da voi, un po' malmesso. Certo che per voi residenti questo sarebbe veramente un polmone. Sarebbe un po' questo genere. Sacchi da Mondesa. E poi ecco, insomma, vedete.